Allora, mi sembra abbastanza palese che tanto qua non ne caviamo un cazzo. Primo. Secondo, l'erede innestato non è qua. E va bene. A questo punto, io che cosa devo fare della mia vita? Perché mi sto proprio scassando un po' la minchia. Perché io quello che volevo fare era aumentare mente finché non potevo poi evocare quella bestia là. Tac. Che mi porta a PA88. Io dovevo arrivare a 100. E non è fattibile. A parte che qua c'è un... qua c'è un falco da guerra che non mi ricordo né dove ho recuperato, e adesso è una roba che vale la pena e si potrebbe tentare, perché qua non ci arrivo mai più a 100 PA. Per carità, io posso ancora cazzeggiare un attimo. Io lo so che c'è qualche bossettino qua in giro. Facciamo così, facciamo un giro, vediamo che... No, io volevo disturbare, io volevo solo capire se eravamo qua a guardia di qualcosa di devastante. Sembrerebbe di... Aspetta! Ma vaffanculo. Ovviamente il cane... Il cane, ciao. Cavallo. Aspetta. Non sono interessato. E ai pesci piccoli. Io sono qui alla ricerca di... di boss. Cosa sto vedendo? Di cosa sono quelle... Basta. Ti sto ignorando, ignorami. Ce l'hai un limite di aggro. Qua vedevo delle pozze. Cosa sta succedendo qua? What? Aspetta, aspetta, aspetta. Ti prendo, ti prendo! Non sto capendo. Ti seguo? Cosa non capisco? Più avanti servirà! Attacco. Ma non lo fa. Aspettiamo un attimino. Suca! Impronta alla cenere di guerra. Queste sono quelle che... che fichi nelle armi. E va bene. Ora, adesso che siamo qui nella... nella spiaggia dell'orfano di Kos. Quello mi sa di mercantez. Buongiorno. Non è vero. Oh, che palle. E non posso neanche evocare. Perché non posso farlo? Ma lei chi è? Di preciso. Oltre a non essere un mencante. Pichu. No, perché insomma, così si fregano i viandanti, ma mica bene. Strisce di carne bianca. Ottieni materiali. Amicizia. Ah, cagè. Amicizia. Uno ci prova, arrivano solo gli schiaffi. Sempre solo gli schiaffi. Presumibilmente di qua va a finire male. Sì, sì, siete forti, eh. Guarda, caso strano, ci sono le pozze. Vediamo un po'. Tac. Allora, io ero qui perché là c'è quell'isola là. Poi ci siamo distratti. A parte che lì c'è un Cthulhu devastante. Però non sarebbe spiaciuto. Ma poi perché non posso evocare nessuno? Vabbè. Che cazzo è sta bestia? Ah, c'è pure il piccolino, penso. Vabbè, non mi cagano.
Allora, raga, io sono uno pacifico. Se non mi caghi, non ti cago. Questi sono come il mio amico. Non è che di qua c'è poi la caverna. E mi hai rotto il cazzo. Niente, non posso ancora evocare nessuno. Perché? Cosa sto combinando? Aia. Beh, non riesco a capire. Sì, sono come lui, vero? Mezze scimmie. Quindi quella lì sarà la caverna, o comunque qui vicino c'è la caverna, o comunque devo andare sempre là nell'isola che stavo dicendo. Allora, capiamo. Più avanti caverna. In che direzione? Ah, tac! Eccoci qua. Quindi, questo è importante, perché questa è la caverna di quello lì che diceva no raga, perché mi hanno cacciato, non posso tornare. Facciamo la quest. Caverna costiera, proprio così. Avanti superficie. Oh no, è lui. Aspetta, non morire, per favore. Gino, what are you doing here? Volevo aiutarti. You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Ok. Nel senso, parte qua la fiamma dei Lord. C'è la vaga possibilità che in realtà tu sia un furbetto. Perché lo so, non è che non lo so. Servirebbe una cazzo di torcia, perché qui non si riesce a capire un cazzo. Quante anime ho? 4000 però. Ah, perché non mi ero ancora deciso su cosa fare col livello. No, no, ma fai così. Buttalo comunque su mente. A costo di rischiare di sprecarlo. Tanto mi aumenterà comunque delle statistiche. Eh sì, dai. Senti, buttalo su mente, poi vediamo. Tanto io le vocazioni fighe le voglio fare, quindi prima o dopo tocca. Allora, a cazzo durissimo il buio. Prova a scontro a distanza. Non troverò luce, raga. E come cazzo si fa? Io non ho niente che assomigli a una creazione oggetti. Non posso creare una cazzo di torcia. Ah, ora è lì che si può creare il rimedio del dito torto e io bestemmiavo. No, raga, perché è raro, costa. Niente, sono solo coglione. Frecce. Poi vabbè, le spade. Ci fosse una. Ah, sì? Ah, no, è quella che sto usando. Ci fosse una spada figa che posso usare. Bastone della regina. No, sbagliato. Ma a parte che più avanti c'è luce. Però tu sei bastardo, ti vedo. Ti vedo. Come faccio? La balestra non la potevo usare. Sì, questo è un po' meta, eh. Un po' meta. Lo so. Però. Però dai, trode. Allora, aspetta, così? No. No. Che è successo? Niente. È successo che se tanto non la puoi usare è andata così. Vieni. Vieni. Vieni, vieni. Bastardo di merda! Suca. Stanno venendo i sudori freddi. Allora. Vi sento, ragazzi, vi sento. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni.
Vieni qua dal mio amico, che lo devo vendicare. Bastardo! Perché non posso fare le evocazioni, Cristo? Ti assicuri di fare sta build sulle evocazioni se poi tanto non le posso fare? Perché è un problemino. È un po' un problemino. Allora, che vogliamo fare? Lì c'è una fiamma, corro per la fiamma, corro. Corro, 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 corro! Ok. Ok, un cazzo! Din din! Porca madonna! Allora, siamo calmi. Fermo, che non ci riesco a capire un cazzo! Per favore! Grande il falco! Che bestia! Allora. Cacati. Ok. Siamo io e te. Pare che ce ne sono due. Il che è preoccupante. Questo è per il mio amico scimmia. No, mi ha sputa fuoco. Madonna! Ti scanno. Eccolo l'altro. Suca! Infatti strappo il fegato di strappo. Aia. Allora. Madonna! Allora, siamo calmi. Vabbè, però se ti curi mentre lui ti mena è un problema. Che gesto? Allora. Che coglione. Ma te non ti staggeri o... com'è che funziona? Piccio. Attrezzi da sartoria, ago da cucito. Che stanchezza. Sì, spammo l'attacco in salto perché me ne sbatto abbastanza i coglioni. Detto proprio... onestamente, se funziona, funziona. Raga. Attenzione, materiale. Ah sì. Due. Non è vero un cazzo. Bene, quindi tendenzialmente sembra che il mio amico lì non fosse. Vediamo. Luccio d'argento. Adesso gli andiamo a parlare un attimino. Vi sento. Ho sentito un... Capiamo. Capiamo. Boh. Ben fatto, ci pisciamo. Però qui continua. Niente. Nessuno. Va bene, io mi leggo un attimo la... mi leggo un attimo la descrizione. Di che cazzo ho appena recuperato. Tra l'altro, ecco. Dopo. È venuta in mente una roba importante. Una cosa per volta. Cazzo sarà. Oh, eccoci qua. Corredo da creazione. Chi l'avevo letto? Ah, grosso ago da cucito ricurvo simile a una zanna, custodito gelosamente da Bok. Bene. Set da cucito portatile può essere usato per alterare l'armatura. Va bene. Questo l'avevo letto. Va bene. Allora, facciamo così. Torniamo all'ingresso. Parliamo col mio amico. Vediamo che succede. Dov'è mio fratello? Gino? Li ho scannati tutti quanti. Neanche adesso ti arrabbi perché ti ho scannato la famiglia, però. Capiamoci.
Wait. Is that what I think it is? Sì. You got it back for me. Eh sì, raga. My sewing needle. Siamo amici. Te. E poi? Ok. What made you go into a thing like that? My mum was a seamstress, and that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Beh, no. Se io avessi un un hub centrale a cui mandarti. Thank you. Ma non ce l'ho. You're very kind. I always wanted to be a seamster like my mum. Then I thank you very much. Fine così. Vabbè, niente, quando vuoi sai dove trovarmi eventualmente. Cioè non è vero, effettivamente non è vero. Però vediamo, è sparito. È sparito. Ora io non so se tornare di sotto, perché magari lui lo trovo di sotto, però saranno respawnati i nemici, vero? Come minimo. Sembrerebbe di no. Non ho visto quanti livelli potevo fare. Sì, sono respawnati. No, no, no. Non c'ho testa. Scimmie di merda, lasciali al loro destino. Niente, ci vedremo. Presumibilmente, prima o poi. Da qualche parte. Allora, nuovo livello. Una minchia. Che nuovo livello. Figurati. Usciamo fuori da sto posto schifoso. Vediamo se per caso lui si è spostato fuori. Potrebbe anche avere un senso. Stella luce. No. Altre scimmie incazzate nere. E niente. Va bene. Detto questo, c'è una cosa importante che va fatta. Perché il buon Beppe ha fatto notare una cosa importante. Una cosa molto importante. Ovvero che le mappe si può. C'è una. Giustamente tutto ha una descrizione. Tutto. Anche le mappe. E quindi, dov'è la mappa di Sepolcride? Eccola qua. Mappa della regione occidentale di Sepolcride. I domini di Sepolcride a sud dell'albero madre si estendono a nord-ovest fino alle rupi di Gran Tempesta. Sotto i suoi ceri perennemente plumbei si aprono le steppe. Però Beppe, porta pazienza. Vabbè. Delusione del cazzo. Allora, per cosa sta succedendo? Che ci lamentavamo parlando con Beppe, però non ti spiegano un cazzo Sepolcride cos'è. Non c'è una descrizione che ti spieghi cos'è Sepolcride. Ah no, ma se tu ti vai a leggere quella mappa, schiacci quadrato. Sì. Schiacciato quadrato. Ovviamente. Tanto lui fa speedrun, cazzo gliene frega delle descrizioni. Vabbè, va. Come cazzo ci arrivo lì? A parte che lì c'è un mercante. Boh, sempre se è un mercante. Visto che l'altro poi alla fine mi voleva scannare. Non ti aspettavi vicolo cieco? Io onestamente invece sì. Però una maniera di andarci ci sarà. Allora, fai una bella roba. Vediamo se il mercante ha informazioni utili. Buongiorno. No, aspetta, ma che qua i tasti sono sempre un problema. Farfalla. Beh, non è un problema. Volevo parlare, ma è andata così. Ascidie. Troll. 400-200. Scudo tondo, tondo, tondo. Lo scudo tondo. Spada lama larga. C'era la maniera di confrontarla. Come. Stanco. Ricettario dell'armaiolo. Andiamo a spendere due soldi per comprare ste cagate qua e vedere che succede. Un arco. Non ce l'ho ancora un arco. Allora, siamo calmi. Voglio prima le informazioni. Onesto. Poi questo
Espandere il repertorio di creazione non mi sembra una roba stupida. A questo punto la spada non me la posso più permettere. Lo scudo, sì. E poi direi che magari ci rivediamo per arco e quella. Vediamo cosa succede. Fatto. Se non stai calmo ti arriva uno schiaffo. Allora, i semi umani ce li eravamo letti. Qua cosa mi dice? Le ascidie di terra sono vulnerabili dove toccano il suolo. Il veleno può essergli fatale. Pazzesco. Le teste del troll scavalpietra sono segnate da antiche ferite. Ok. Va bene. È tutta roba. Questo l'avevamo letto. Paesaggio, sguardo, bacio della morte. Croce. Sì, non mi interessa. Cioè, apparentemente almeno per ora non mi interessa. Quindi a questo punto, tac, fica sto scudo. Allora, no. No. Sbaglio? Cosa cazzo? Ma scusami. Ma cosa non sto capendo? Nessuna abilità. Sarà per questo. Devo metterglielo il Perry. Questa è un po' una delusione. Vabbè, non è un problema. Comunque fa comodo averlo. Come cazzo ci arrivo in quel posto? Servirebbe tipo un salto devastante di Torrentez. Tipo. Sì, ma quello mi riporterà lassù. Non mi porta all'isola, dai. Adesso non diciamo cazzate. Te sei un aspide di terra? No, te sei una melma di quelle fastidiose che non muoiono mai. Non c'ho proprio testa. Non ne ho proprio per il cazzo. Lì vedo l'ombra di qualche... Oh shit! Oh shit! Allora... Ma poi tornate in vita! Ma come lo tieni sto scudo? La risposta è sì! Gesù Cristo. Ok. Come funziona? C'è un necromante da qualche parte. Ciao raga. Cos'è, ho preso? Zampa di gallina. Aspetta. Fai così. Tac. Dove vado? Cosa è servito? Dall'altra parte? Aha! Aspetta, aspetta che devo saltare col cavallo! E no però! Non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti. Qua devo fare delle acrobazie devastanti, raga. Ma porco di... Ostia. Non venite dentro. Non dare giù. Porca puttana. Aspetta, eh. Io vado fino al limitare del salto. E no. Ma scherzi. E che devo fare? Non schiaccio, sto fermo. Porta pazienza. Allora, io vado qui. Faccio così. Sto
sto fermo. Dove cazzo devo finire? Ma Cristo, Cristo! Allora, quegli alberi dorati da sopra mi ricordano vagamente il discorso erede innestato, visto che lo cercavamo. Oh, no, il cazzo, questo è lo starting point. Bah, merda. Ma sì, tu sprecale le ampolle, tanto è andata così. Niente, va a sapere come cazzo ci si arriva a quell'isola lì. Va bene, dai, non è un problema. Oh, io a questo punto voglio ancora trovare quella caverna che so di dover trovare, ma che non ho mai trovato. E poi mi sono quasi rotto il cazzo se non sbuca fuori qualcosa di bestiale. Si riprova con Godric. Guarda, che forse è lì, e l'ho vista. Boom! Caverna di lati Bozkos. Questa probabilmente è una roba che andava vista all'inizio. Io non capisco mai un cazzo ed è andata così. Va bene, esploriamo sta caverna. Ovviamente qua se non è mai tutto buio non ci gasiamo. Però no, devo per forza uccidere i cocchi. Prendo come un sì. Com'è che ci si abbassava? Così. Mi faccio i cazzi miei. Andiamo di qua. A parte che non è che avessi tanta scelta, però nel senso, prima di buttarmi di giù. Andiamo qui, niente, altri lupi. Altra gente. Volevi fare il backstab al lupo? Ah, posso mai evocare un cazzo di nessuno? Ah sì, di già così a cazzo duro. Io vado, Frega minca, minca una micchia. Bestia umana di Farzu Marzulla. Aspetta, bestia. Allora, stamina però finisce. Dobbiamo fare attenzione. Vabbè. Cioè, ho proprio camminato sulla spalla. Va, bestia umana. Talismano del drago di fuoco. Fa, hai capito te qua, Salvatore Aranzulla. Fammi vedere sto talismano. Talismano raffigurante un antico drago rosso, incrementa resistenza ai danni a fuoco. Nell'era primitiva antecedente all'albero madre, i draghi antichi regnavano su tutto il creato. Una fantasia, raga. Una fantasia che c'è veramente, guarda, da pisciarsi. Vabbè, a sto punto, insomma, anche vale la pena. Vabbè, torniamo indietro. Vediamo se si riesce a fare un livello. Peccata. Assolutamente no. Volevo capire se valeva la pena esplorare lì dei cani. E vedo che la caverna va avanti. O no? Bau bau. E niente, tanto loro... Ah, shit! Aspetta, aspetta. Lo so, perché sto facendo le cose a cazzo di cane. Perché quando poi uno è overconfident... Te però devi anche obbedire alle leggi della fisica. Allora. Basta. Basta. No.
Aspetta, cazzo di cane mi fa. Fai gli agguati, mi fai. Allora, vaso incrinato, va bene. Ossi sottili di animale. Io sti muschi devo raccoglierli un po' di più comunque. Uè, ti vedo, cane bastardo. Addio, addio. Runa aurea. Runa aurea ti darà rune, presumibilmente. E niente, finita qui la caverna di Latibosco. Pazzesco. Stardo. Volevi. Ma c'era il boss. È stata così. Come al solito, chi era questo, perché, per come, ascolti me e sbatti il cazzo. Esploriamo ancora un attimino di qua. Questo è il campo. Questo è il campo. Allora, mi era stato detto che proprio qui c'era una maniera di andare sotto. Era un sotterraneo particolare. Oh, male che vada evoco. Male che vada evoco, non so, i lupi. Perché lì avevo trovato la mappa di Sepolcride. Che cazzo è che si potrebbe scendere sotto qua? Poi sembra che non mi sia stata detta una stronzata, perché ci metto anche questa possibilità. Non è completo. Oh, raga. Pensaci tu. Perché non è una possibilità completamente da escludersi, ecco. Però io non vedo un cazzo. Io onesto non vedo un cazzo. Madonna che palle, madonna che palle questi. Ma il falco che fa? Si sega. Dà una mano al falco, non ci pensa lui. Spaccati i coglioni. Io sono qua per un altro motivo. Sono qua per capire dove cazzo si scende. Oh, tac! Ma pensa te, ma come cazzo ho fatto a non vederlo l'altra volta? Ma come al solito, un modello devastante di porte. Ah, ma io mi aspettavo un da... Falco di merda, mi hai fatto cagare in mano. Vabbè, pestone tempesta, coltello affilatura. Ci sta. Aspettavo un dungeon più che altro. Guarda così. Ho il netto ricordo di una caverna, non mi ricordo dove l'avevo vista, una caverna davanti al lago, di un lago che era da fare. Ci sarebbero i vari limieri da provare, ma chi cazzo c'ha voglia? Qua c'è acqua fosca. Mercante nomade. Chiesa di L. No, stavo guardando se per caso... mi sbucava fuori la simia. Mercante nomade. Chissà. Ribeccherò mai più quella scimmia lì facilmente. Facciul... facciulla. Custode Gostok. Sua amica, io quasi che me ne sto andando da Godric. Come siamo messi? No, 2000 anni non ci faccio un cazzo. Io quasi che provo a fare Godrix con il falco. Poi vediamo.